Buonasera a tutti, siamo in Pandurera e incontriamo Simone Cristicchi per la seconda volta a 100, perché già nel 2015 ha portato Magazzino 18. Questa sera, sempre per la regia di Antonio Calenda, porta in scena Il secondo figlio di Dio, in cui ricostruisce la figura di David Lazzaretti, detto il Cristo della Miata. Lazzaretti, quindi eretico, predicatore, utopista, perché ti ha affascinato? Allora, innanzitutto perché la vita di Lazzaretti è una straordinaria avventura che si prestava alla perfezione per essere rappresentata in maniera teatrale. Nello stesso tempo le sue istanze, le istanze di giustizia sociale, di fratellanza universale e di una religione universale sono ancora, secondo me, molto pregnanti nell'oggi, nel mondo odierno. Basta vedere quello che succede nel mondo, ecco. E secondo me, ecco, il suo messaggio è ancora molto valido per l'attualità che stiamo vivendo. Ecco che questo racconto, Il secondo figlio di Dio, diventa una grande metafora e una storia ricca di domande, piena di interrogativi, che in qualche modo io cerco di porre al pubblico. Un mare che dentro non ci si annega, ma che ti uccide a febbre di malaria. Tanto che lo dicono tutti, quando vai in maremma, devi solo farti il segno della croce, devi farti. Lo dicono tutti, lo dicono i vecchi. Tutti lo dicono. Tutti mi dicono maremma, maremma. E a me mi pare una maremma amara. Tu lo porti in scena, quindi senza esprimere alcun giudizio. Sì, Sì. esatto. Sì, lascio che ognuno si faccia la propria idea su questo personaggio, anche perché ognuno lo può interpretare come vuole, ed è giusto che sia così, ed è talmente pieno di sfaccettature, molto variegato, come si va appunto dalla spiritualità a questa sorta di socialismo auspicabile, e di conseguenza. Ognuno di noi può trovare dentro Davide quello che più gli serve. Conoscenze che contro tutto e tutti vanno avanti e non si fermano davanti a niente, forti come il tuono e come cresce l'erba fra le macerie dell'umanità, ed è un miracolo che non si spenga quella scintilla. Tu ci parli di uomini imponenti come fari che illuminano l'orizzonte. Anche tu col tuo teatro porti luce, porti alla luce delle storie, dei sogni. Come lo definisci il tuo teatro? Ma io credo che ognuno di noi, ognuno ha una propria missione nella nostra vita, no? Ognuno deve fare il suo piccolo lavoro per essere utile agli altri. In questo il teatro, il mio teatro, credo sia una grande voglia di condivisione col pubblico, di crescita insieme al pubblico, e appunto per questo mi piace che i miei spettacoli siano dei grandi interrogativi. E di conseguenza, ecco, mi piace quando il pubblico esce da un mio spettacolo e continua a parlarne, a rifletterne anche nei giorni successivi, e perché no, magari poi fare la propria strada, il proprio percorso, ricordandosi magari di un'emozione, di un brivido, di una riflessione che ha vissuto con me. Concludiamo con una frase, se vuoi, di Lazzaretti che ti è particolarmente cara, che sia significativa. Sì, lui disse: gli uomini un giorno diventeranno tutti santi, che vuol dire, non tutti, insomma, non vuol dire che avremo l'aureola o vestiremo la tonaca del monaco, del sacerdote. Vuol dire santi, vuol dire unificati con qualcosa di assoluto. Quindi invece di essere spezzettati e distratti, santo per me vuol dire questo: essere attenti ai piccoli particolari della vita e a questa meraviglia che viviamo ogni giorno che apriamo gli occhi. Anche tra mille difficoltà, ricordarsi che
nella consapevolezza di questa bellezza che viviamo, c'è il dono della vita che abbiamo ricevuto e che dobbiamo onorare. Grazie, speriamo. Grazie a Grazie. te.